Olivia Newton-John, l'indimenticabile volto di Sandy nel film cult Grease, è morta a causa di un cancro al seno e delle sue complicazioni. L'attrice aveva da sempre affrontato la malattia con coraggio e positività. Scopriamo le sue parole e il suo esempio di grande forza. Olivia Newton-John, l'indimenticabile volto di Sandy nel film cult Grease, è morta a causa di un cancro al seno e delle sue complicazioni. L'attrice aveva da sempre affrontato la malattia con positività e coraggio. Scopriamo le sue parole e il suo esempio di grande forza. Leggi anche: Olivia Newton-John, l'attrice di Grease, è morta. Ecco le parole del marito: Olivia Newton-John è morta. Che malattia aveva? Olivia Newton-John, l'attrice di Grease, è morta all'età di 73 anni, ma come e cosa le è successo? L'immortale volto e voce di Sandy, protagonista di Grease, era da tempo in lotta con il cancro. Da oltre 30 anni l'attrice combatteva contro la malattia, testimoniando giorno dopo giorno la sua battaglia. Olivia Newton-John aveva il cancro. Olivia Newton-John ha avuto la prima diagnosi di cancro al seno nel 1992. Dopo essersi sottoposta a mastectomia e chemioterapia, il tumore si è ripresentato nel 2012 in forma metastasica e si era esteso anche alla spalla. Nel 2017, poi, le era stato diagnosticato un altro tumore, questa volta alla schiena, alla base della colonna vertebrale. Nel 2019, secondo le varie voci riportate, il cancro era tornato in maniera più aggressiva anche al seno. Olivia Newton-John, ecco cosa pensava della malattia in una intervista al Guardian. Olivia Newton-John aveva parlato del suo rapporto con la malattia, aveva dichiarato quanto fosse importante mantenere un approccio positivo e come il cancro le avesse cambiato la vita in meglio. Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito alla morte di Olivia Newton-John, come è morta, la malattia e le cause. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.